Questo incontro era finalizzato a dare qualche chiarimento su questo gravissimo fatto di sangue che si è verificato a Sapri qualche giorno con l'accertata morte di una donna all'interno di un appartamento e le successive immediate indagini hanno consentito di innanzitutto rintracciare il marito di questa persona che è stato in un'attività estremamente rapida poi dei carabinieri a cui va il mio compiacimento poi per la rapidità con cui siamo riusciti a rintracciare questa persona, è stata individuata, è stata interrogata da me la sera stessa, l'altro ieri sera, e sono emersi a carico di questa persona indizi rilevanti quale responsabile della morte violenta di questa donna che risulta attinta da un colpo d'arma da fuoco alla nuca praticamente, che ha determinato la morte pressoché istantanea della poveretta, che è stata trovata all'interno della sua abitazione qua nel centro di Sapri. Nei confronti del marito, i carabinieri hanno emesso un provvedimento di fermo di polizia giudiziaria e io ieri ho chiesto poi al GIP la convalida del fermo, ritenendo che sussistessero a carico di questa persona ampi e sicuri convergenti elementi indizianti quale responsabile di omicidio volontario in pregiudizio della coniuge. L'udienza di convalida verrà tenuta nel carcere di Potenza, dove l'indagato è stato tradotto la sera stessa dopo l'interrogatorio a cui è stato da me sottoposto, nel carcere di Potenza, dove attualmente si trova. Ringrazio il colonnello del nucleo operativo di Salerno che non ci ha fatto mancare la sua vicinanza nelle attività di investigazione che sono state fatte con grande diligenza dai carabinieri di questa compagnia e passo la parola al capitano, fermo restando che siamo ovviamente disponibili a rispondere alle domande, a curiosità su questa vicenda così tragica. Poi il capitano potrà darvi qualche ulteriore dettaglio sull'attività investigativa che è stata condotta. Prego, No, 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 vabbè, facciamo parlare il capitano, del resto è la compagnia di Sapri che ha operato unitamente anche con l'appoggio della compagnia di Lago Negro, perché comunque la persona è stata rintracciata in brevissimo tempo proprio in quelle località. In ogni caso, la partita, devo dire, l'attività è stata svolta in maniera rapida, era necessario comunque trovare un riscontro immediato un fatto così doloroso come quello di un femminicidio, insomma. E quindi le indagini nell'immediatezza si sono indirizzate ovviamente nei confronti del coniuge che in quel momento si era reso reperibile. Ma poi gli indizi che sono stati raccolti successivamente ci hanno comunque in qualche modo hanno corroborato quella che è la tesi che noi portiamo avanti, che poi ha portato al fermo nei confronti del minore, insomma. Adesso diamo la parola al capitano che vi illustrerà qualcosa. Sì, le attività, come già rappresentato dal signor Procuratore Russo quando deve cominciare, necessitavano appunto di ritracciare immediatamente il signor Milito, benché la prima attivazione ci fosse arrivata dalla famiglia della signora Ciancio, quando appunto la signora era da giorni che non risultava essere rintracciabile al cellulare. Diciamo la non esatta corrispondenza delle abitudini della signora, che era solita sentirsi quasi tutti i giorni con alcune sue sorelle originarie di San Severino Lucano, ha dato l'allarme. Quindi a primo acchito la compagnia di Sapri, unitamente alla compagnia di Lago Negro, si è preoccupata di rintracciare la signora Ciancio e successivamente il signor Milito, quale appunto persone
presumibilmente scomparse, ma il rintraccio della tua vettura del signor Milito in una strada interpoderale della strada statale 104 direzione Lago Negro, diciamo il rinvenimento della tua vettura senza i coniugi ha lanciato il campanello d'allarme definitivo che ci ha consentito con la stazione di Sarri, unitamente ai vigili del fuoco, di rompere all'interno dell'appartamento tramite il balcone esterno dello stesso e rinvenire appunto il cadavere della signora Ciancio che era riverso sul lato destro era sul letto, verosimilmente la signora stava dormendo con un colpo d'arma da fuoco alla nuca. A quel punto il rinvenimento della signora e non del marito poneva il marito in una posizione di pieno sospetto e le attività di ricerca, come già detto, in collaborazione con la compagnia di Lago Negro ci hanno consentito di rinvenire a circa 500 metri di distanza da dove era stata rinvenuta l'autovettura in un anfratto del costone che si apre dopo l'SS-104, di rinvenire il signor Milito, che probabilmente aveva passato una se non due notti comunque fuori l'abitazione, in forte stato confusionale, ferito probabilmente per ferite che aveva riportato nel cercare di farsi spazio nella boscaglia di notte. Il signor, d'accordo con il dottore Russo, con il signor procuratore, è stato condotto poi qui in caserma e sottoposto insomma a immediato interrogatorio, poiché già gli elementi a carico del raccolto in sede di sopralluogo con la collaborazione e il sostegno del personale della sezione scientifica del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, insomma, di poter mettere davanti i dati di fatto il signor Milito, dati di fatto che appunto allo stato attuale ci lasciano ipotizzare non un'accidentalità dell'evento, bensì un fatto criminoso dovuto a un uso voluto della pistola di una Beretta 765 regolarmente denunciata dallo stesso Milito. Ci sono domande? L'allarme, chiedo scusa, è scattato stesso mercoledì, cioè certi sia della Milito che della donna? Sì, martedì sera la nipote della signora chiama i colleghi di San Severino Lucano riferendo che stranamente quel giorno, da due giorni, non sentiva la signora, ma a questa diciamo preliminare richiesta ne seguiva un primo accertamento che riferiva che comunque la coppia era solita allontanarsi per dei brevi viaggi, poiché era una coppia molto riservata e che non aveva grandi rapporti né con i familiari della signora né con i restanti famigli, quindi era una cosa molto riservata, che viveva la propria intimità coniugale in maniera molto rispettosa, erano soliti fare dei piccoli viaggi. La mattina dopo probabilmente i dubbi sono diventati sempre più forti e naturalmente con i colleghi di San Severino Lucano abbiamo fatto partire le ricerche con una denuncia di scomparsa che la sorella della signora Ciancio ha presentato in caserma e poi da lì insomma ne conseguono le ricerche che abbiamo appena espresso. A quanto risalirebbe la morte? Abbiamo l'indagato in sede di interrogatorio ha dichiarato che l'evento si è verificato la domenica mattina e questo dato temporale trova conferma nella visita esterna che ha fatto il medico legale. La situazione del cadavere era tale che il medico aveva detto che la morte risaliva circa tre giorni prima, per cui il dato medico legale trova riscontro a quello che ha detto poi l'indagato, quindi su questo abbiamo una qualche certezza. E lui è stato ritrovato in un anfratto e nei giorni precedenti lui non era più ritornato in casa. Lui dice di essere anche ritornato, quindi in effetti. Perché alcune persone, mi scusi, l'avrebbero visto di domenica che guardava, cioè, poi è stata confusione, che guardava verso la finestra al terzo piano, però delle persone, degli avventori, persone che abitavano lì. Lui comunque ha dichiarato di essere anche ritornato nell'appartamento. Sì. Il giorno successivo o lo stesso giorno? Lo stesso giorno e nel giorno successivo, sì. Ovviamente il fatto che lui sostiene di aver colpito accidentalmente la signora non è credibile. Riteniamo che non sia credibile. Il capitano ha dato già un'indicazione molto precisa, la tipologia della ferita che è quasi a contatto, quindi un colpo sparato da distanza molto ravvicinata, ci fa ritenere molto poco probabile l'accidentalità. Una curiosità, è molto numerosa una pistola del genere quando spara oppure no? È possibile che nessuno abbia sentito nulla?
La stanza dove si è verificato il fatto era munita di doppio vetro, quindi sicuramente un po' insonorizzata. L'evento si sarebbe verificato tra le 6:30 e le 7 di mattina, a detta dell'indagato, per cui è possibile che, diciamo, non sia stato ricevuto. L'appartamento a fianco era disabitato comunque, quindi loro abitano all'ultimo piano e quindi, diciamo, non è stato evidenziato questo colpo che sicuramente c'è stato. Senti, valutazione, tracce di sangue nel resto dell'appartamento? Assolutamente. Mi scusi, procuratore, lui era processato per omicidio volontario? Era processato. Per il momento è stata elevata un'imputazione per omicidio volontario. Sì, io ho formulato un'imputazione, 575, con l'aggravante poi di avere commesso il fatto in danno del coniuge, di avere volontariamente cagionato la morte del coniuge esplodendo al suo indirizzo un colpo di pistola che l'attingeva alla nuca. Questa è la formulazione del caso. Quale motivo potrebbe essere l'eventualità l'ha ucciso volontariamente? Io riteniamo che non che possa essere, ma questo poi è da verificare, che possa esserci stato magari un diverbio, un litigio, qualche cosa. Conferma, no, questo ovviamente è una conferma, poi al momento non l'abbiamo. Non ha reso altre confessioni rispetto a quello che ha detto. No, perché la dita, lui ha ammesso di avere esploso il colpo, e su questo penso che è già un punto di grande rilevanza. E i parenti di lei che dicono? I parenti di lei verranno sentiti nei prossimi giorni. La pistola era regolarmente detenuta? E dove è stata trovata? La pistola è stata trovata in casa. Lui era munito casa. Il capitano ve l'ha detto, era munito di regolare porto d'armi, anche per caccia, anche per uso caccia, quindi oltre alla pistola. Quello che l'aveva nascosta all'interno del cassetto? Sì, sì. Proprio era detenuta, era nascosta. Era solo dell'interno. Sì. Ma nei suoi confronti non c'è stato. Peraltro era con un colpo in canna, era ancora armata. La pistola era ancora armata. Aveva altre armi oltre alla pistola in casa? Sì, l'ho detto, il fucile da caccia. Nei suoi confronti non c'era mai stata nessuna denuncia da parte di. Assolutamente no, non erano conosciuti. Il fatto che la signora era un'insegnante in pensione, lui svolgeva l'attività di. Era un ragioniere, svolgeva l'attività di commercialista, insomma, aveva uno studio privato. Sì. Il fatto che aveva il colpo in canna ancora, è possibile che fosse, non so se ha detto o meno, che non abbia avuto il coraggio poi di. Non lo possiamo escludere, certo è un comportamento post factum piuttosto così strano. Probabilmente si è reso conto di quello che ha fatto, ha pensato di. Non lo posso escludere, ma non nulla conferma però questa tesi. Abbiamo. È tornato a casa il giorno dopo? No, lui è rimasto in casa, questo ha dichiarato, quindi è verbalizzato che dopo che si è verificato questa situazione, io gli ho chiesto ma perché non hai provveduto ad allertare le forze dell'ordine, il 118 o quant'altro, dice che lui si è reso conto del gesto irreparabile che era stato fatto e quindi che la signora era purtroppo già deceduta e quindi ha ritenuto che non fosse necessario avvertire nessuno ed era rimasto così senza sapere cosa fare e quindi è rimasto in questa situazione praticamente per circa 3 giorni, poi fino a mercoledì. Cioè, è stato in casa tutti e tre, no, voglio dire, è uscito poi di casa. Lui ha dichiarato che è uscito, quello stesso, quella domenica è uscito. Successo. Poi se ne è uscito. Poi è rientrato in casa. È tornato e non si sa che ha fatto, cioè mica stato là a guardare. È stato lì a guardare, sì. Ma era capace di intendere di volere. Questo apparentemente sì, ma. Rispetto agli episodi di questa gravità si impone sempre un accertamento, direi anche clinico. Come si presenta come persona durante l'interrogatorio? Devo dire, ha nominato un difensore di fiducia, quindi mi sembrava assolutamente, ha reso un interrogatorio che, diciamo, non sparlava, nel senso che non aveva una sua logica le cose che ci diceva. È chiaro che poi sotto il profilo psicopatologico dovremo poi considerare l'opportunità di farlo
farlo vedere. Anche dalla foto quando è stato ritrovato, veniva comunque trasandato con la barba in cotta, il mito quando è stato ritrovato, veniva trasandato con la barba in cotta. Beh sì, certo, erano due giorni che stava un po', poi come ha detto il capitano, presentava dei graffi perché... Sì, aveva un ecchimosi anche. Sì, perché si era un po' andato a infrascare in questa boscaglia, per cui si era pure procurato delle piccole abrasioni, dei graffi, eccetera, però nel complesso era abbastanza... E i vestiti che indossava, cioè che cosa indossava quando è partito questo colpo? Cioè non si è sporcato, aveva il vestito... Ha detto che teneva il pigiama, che è stato peraltro libertato. Quindi... Lunedì sarà effettuata l'autopsia? Sì, tra l'altro... Lunedì o martedì, tipo mettermi d'accordo con il medico legale, comunque o non più tardi di martedì mattina procederemo all'esame autoptico. Come mai, visto che si è trovato tra queste campagne, era andato lì, cioè come mai? Questo vorremmo saperlo anche noi. Per certo, fuggire, questo... per nascondersi. Per... Certo, è un comportamento post factum piuttosto incomprensibile, piuttosto strano. Sicuramente si era allontanato con la macchina perché la macchina si è rimasta e dov'è la macchina? L'avete recuperata? È stata recuperata, certamente. È stata recuperata prima la macchina e poi i carabinieri hanno effettuato una battuta nelle vicinanze ed hanno trovato. Quindi non ho dato una spiegazione del perché si trovava lì a girare per quelle campagne. E poi era la strada che da Sapri porta al Lago Nero, la strada sulla salita, quindi. La macchina era rimasta impantanata perché lui si era infilato in una strada laterale e quindi la macchina era rimasta in panne. Ma i parenti che avete sentito? I parenti di lei sono quelli che allertato un po'. No, dico, nessuno ha detto qualcosa rispetto al rapporto tra i due. I parenti di lei verranno sentiti nei prossimi giorni, anche domani, quindi diciamo. Sui rapporti tra i coniugi, per capire se era una coppia che aveva problemi. Apparentemente, come ha detto il capitano, era una coppia molto riservata, quindi aveva anche non frequenti, diciamo, interlocuzioni né con Casigliani né con altre persone, molto molto riservata. Non avevano figli perché era una coppia senza figli, quindi vivevano loro due in una casa di media borghesia, pure ben arredata, devo dire, o abbiamo trovato una casa ordinata, quindi questo è la sensazione che la famiglia di lei è un po' più legata. Sì, a, perché lui era al secondo matrimonio, sì. con la prima famiglia, i rapporti da quello che abbiamo avuto modo di sapere, i rapporti erano pressoché nulli. Anche con il resto, la sensazione. Prego? Sembra anche con il resto della famiglia, anche con i parenti più stretti a lui, la sensazione. Invece la signora, che era, come diceva il capitano, originale di San Severino Lucano, aveva mantenuto dei legami personali ed affettivi con la sorella, la nipote, eccetera, ed era con costoro che lei si sentiva quasi quotidianamente. E proprio questa sorella ha dato un po' l'allarme, preoccupata, non sentire da alcuni giorni poi la congiunta, la sorella, questa era un po' la cosa. Dottore, non c'è praticamente nessuna analogia nel femminicidio di 4 anni fa, nel senso che là c'era un evidente stato di famiglia che litigava sempre, quando lo ricordo io, mentre in questo caso sembra quasi un raptus. In quel caso c'era una situazione diversa, lei ricorderà, c'era l'omicidio nasce in una situazione di forte conflittualità interpersonale, in una lite cagionata dal comportamento molto violento del coniuge, e quindi diciamo peraltro era acclarata la situazione, la situazione conflittuale era acclarata perché si sapeva benissimo che quest'uomo, la persona di cui parliamo, avesse comportamenti violenti nei confronti della donna. In questo caso, diciamo, sicuramente non è così. Insomma.
prevista magari, forse ancora prematuro, una perizia psichiatrica? Guardi, io per abitudine i processi di corte d'assise la faccio sempre, peraltro anche nel caso che ricordava il suo collega fu fatta una consulenza psichiatrica, come lei il PIN si chiamava, ragazzi, in casa, quindi è sempre buona regola vedere poi il substrato psicologico e quindi la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, perché in corte d'assise queste valutazioni sono, direi, particolarmente importanti, si devono tenere presenti e soprattutto quando sono casi poi in cui anche il movente prima facie appare sfuggente, è sempre necessario poi andare un po' più a fondo, per cui posso fin da adesso di dare questa certezza che verrà disposta una consulenza di questo genere, una consulenza psichiatrica. Ci sono altre domande? Se c'è un'altra domanda. No, lui era comunque in evidente stato di shock quando è stato ritrovato. Ma in evidente stato di shock? No, io l'ho interrogato, due le stanno portato in caserma e io l'ho interrogato. Gli ho chiesto se avesse un avvocato, lui ha detto che mi ha dato il nome del suo difensore di fiducia, ho fatto chiamare il difensore di fiducia che è venuto, quindi certamente era una persona provata, ma in questo stato di shock io non l'ho percepito, se no non avrei ritenuto di poter procedere ad interrogatorio. Abbiamo fatto l'interrogatorio alla presenza del difensore, lui ha fatto la sua narrazione di quello che era successo. Altra cosa poi è ritenere se abbia detto o no la verità, ma questa è una valutazione evidentemente che fa poi il magistrato, ma la narrazione che è stata fatta da questa persona mi è sembrato assolutamente lineare.